Doveva essere l'occasione del riscatto. La prima trasferta dell'Aquila di Pagliari si trasforma invece in un tonfo che fa rumore. Al Del Duca finisce 2-1 per i marchigiani, in una partita caratterizzata da un primo tempo quasi esclusivamente di marca scolana e di una ripresa con un'Aquila più volitiva e pericolosa, risvegliata dal gol di Pacilli a pochi minuti dal 90esimo, a giochi ormai fatti. Bisognerà lavorare sodo in settimana per capire cosa non stia andando in questo inizio di campionato e trovare giusti correttivi, anche perché, oltre al solo punto conquistato nelle prime due gare, c'è da segnalare un gioco che non entusiasma e un gruppo che non sembra ancora amalgamato bene. La cronaca. Quinto minuto, subito il vantaggio dell'Ascoli. Berrettoni in area, tiro, raso terra in diagonale, Zandrini respinge corto, si avventa come un avvoltoio, Perez che deposita nella porta incustodita. 1-0 per i marchigiani e partita subito in salita. Al 25esimo ancora i bianconeri sugli scudi. Mengoni, tiro cross liftato dalla sinistra, contatto dubbio in area con Perez che reclama il penalty. L'arbitro lascia correre. Un minuto dopo prova a rispondere l'Aquila con Pacilli che dal limite esplode il sinistro che si spegne però sul fondo. Arriva la reazione dei bianconeri e questa volta fa ancora male. Lancio dalla gran distanza di Pirrone, scivola Zaffagnini, Perez ringrazia e a tu per tu con Zandrini lo fredda per la seconda volta di opportunismo. 2-0 e partita già ampiamente compromessa. L'Aquila non ci sta e al 37esimo ci prova con l'orgoglio di Ciccio Corapi, tiro dalla media distanza su cui si deve impegnare l'anni che ci mette i guantoni. Gli uomini di Pagliari provano a riprendersi dai due schiaffi presi ma sono sempre padroni di casa a fare la voce grossa. 2-0 e a fine primo tempo l'Aquila, che stordita completamente dalla velocità e dalla tecnica dei ragazzi di Petrone, rientra negli spogliatoi. Ad inizio ripresa subito doppio cambio per Pagliari che cambia San Domenico e Perna, costretto ad uscire per un infortunio al gomito, ed entrano al loro posto Mancini e De Francesco con relativo cambio di modulo 4-2-3-1 con Pacilli prima punta e Corapi, Mancini e De Francesco a supporto. Al 12esimo la prima occasione della ripresa è proprio dell'Aquila. Mancini dalla sinistra, pennella al centro, Corapi in mezza spaccata, ci prova ma senza fortuna. Al 22esimo l'Ascoli ancora a caccia del 3-0, cross di Mostacchio, testa di Berrettoni, ottima la risposta di Zandrini. Pagliari fiuta la minaccia ma prova ad osare ancora di più, fuori per Petuini e dentro l'ultimo arrivato Ceccarelli per un 4-2-3-1, ancora più a trazione anteriore. Ceccarelli si mette subito in evidenza, giocata a destra, cross che arriva sui piedi di Corapi, collo a botta sicura su cui si immola Gualdi che sporca la traiettoria. Grandissima occasione sciupata per il gol del 2-1. L'Aquila però il gol della bandiera lo trova, ma è troppo tardi. La firma è di quelle prestigiose, Super Mario Pacilli, controllo volante sul lancio di Scrugli, controllo e sinistro in pallonetto che lascia bocca aperta il Del Duca. Gol d'applausi, peccato che servirà solo per le statistiche. Pacilli ancora in cattedra, due minuti dopo, quasi allo scoccare del 90esimo, giocata a sinistra, magia e cross per Corapi che non ci arriva per poco. Finisce così, 2-1 per l'Ascoli, forse la reazione dell'Aquila è arrivata fin troppo tardi.